Ciao, benvenuto a questa serie di video che ho chiamato Esercizi Ela Workout. Sono esercizi super efficaci che ho messo all'interno del mio allenamento che servono a farvi diventare toniche e snelle in soltanto 20 minuti di ginnastica. Infatti sono esercizi super super efficaci. Mi chiamo Elaine Barbosa e oggi vi parlerò del burpee. Che cos'è il burpee? Allora, il burpee è un esercizio super super facile da imparare, ma molto difficile da eseguire. È un esercizio a corpo libero che coinvolge tutto il corpo. Quando io vado a terra faccio uno squat, per cui lavoro quadricipiti, bicipiti femorali, glutei. È un esercizio impegnativo per le gambe, attiva subito i muscoli delle gambe. Poi faccio un salto indietro mentre lo faccio, per cui vado ad attivare e rimango nella posizione del plank a braccia tese e attivo quindi il lavoro della muscolatura pettorale, bicipiti, tricipiti, le spalle, i dorsali. È un esercizio davvero completo e infatti ho deciso di metterlo all'interno del mio allenamento proprio per questo, perché è un esercizio molto completo e veloce da fare. In 4 mosse hai lavorato tutto il corpo. È eccezionale per attivare il metabolismo. Quindi ragazze, se questo esercizio non fa ancora parte del vostro allenamento, è ora di metterlo dentro. Ma dove nasce il burpee? Il burpee nasce da un fisiologo americano che nel 1940, nella sua tesi di dottorato, ha introdotto questo esercizio perché secondo lui era un esercizio per valutare la forma fisica delle persone facile e veloce da eseguire. Questo fisiologo si chiamava Royal Burpee ed ecco perché l'esercizio si chiama così, ha preso il suo cognome. Però ragazzi, pensate che cosa interessante. Il burpee è diventato veramente famoso quando durante la Seconda Guerra Mondiale le forze armate americane hanno deciso di introdurre questo esercizio come test, hanno deciso di utilizzare questo esercizio come test per le reclute americane. Per cui quello che loro valutavano erano la coordinazione, l'agilità e la forza delle reclute facendo il burpee. Pensate che interessante, vero? A chi è indicato il burpee? Il burpee è indicato a quelle persone che fanno già attività fisica, che sono in salute. A chi invece non è indicato il burpee? Non è indicato alle persone che hanno problemi già alle articolazioni, dei polsi, dei gomiti, alle spalle, che hanno problemi alla schiena, hanno problemi alla cervicale, alle ginocchia. Ok? Questo veramente è un esercizio per chi è in salute. È vero che c'è la versione più semplice che credo che il 90% delle persone possono fare. Tuttavia, essendo un esercizio così impegnativo, è importante essere in salute. Poi non è che le altre persone non devono fare niente, attenzione. Quando non fai il burpee, puoi fare tantissimi altri esercizi. Non è che non puoi fare niente, ma sostituisci, anziché il burpee, ne fai tanti altri, separatamente, ok? E vi farò vedere un sacco di esercizi in questa serie di video, ragazze. Quali sono i benefici di fare il burpee? Vi dicevo che il burpee è un esercizio che lo fai velocemente e attiva tantissimo il metabolismo. Infatti, quando tu non hai tempo per fare un allenamento completo e un pochino più lungo, il semplice fatto di fare alcune ripetizioni di burpee andrà già ad attivare il tuo metabolismo. Bello, vero? Perché appunto il burpee lavora tutto il corpo. Quando scendete nella posizione dello squat, state immediatamente lavorando quadricipiti, bicipiti e glutei. Sono i muscoli più importanti che abbiamo lì. Non più importanti, sono dei muscoli importanti, sono muscoli grandi, no? Per cui pensate, già nella prima mossa dell'esercizio, che è lo squat, vai subito a richiamare in causa dei muscoli grandi, importanti. Poi fai un salto indietro e rimani nella posizione del plank, solleciti praticamente tutta la parte superiore del corpo. Poi fai questo salto esplosivo avanti e dietro. Poi, ovvio, quando sei nella posizione del plank, gli addominali, per tenerlo in questa posizione, devono lavorare in modo veramente intenso.
Quindi il burpee lavora tanto tutto il corpo e questo è uno dei suoi benefici, è un esercizio che lo fai velocemente e attiva tutto il corpo. Per cui per noi donne che siamo sempre di corsa, se capita quella giornata che non riesco a allenarmi neanche 20 minuti, ai, forse mi pentirò di dire questa cosa, ma se non riesco ad allenarmi neanche 20 minuti, mi metto lì, faccio 3 serie di burpee. Vroom, il mio metabolismo è già attivo. Pensate che bello, vero? Elaine, ogni quanto devo eseguire il burpee? Allora, ragazze, se siete già all'interno del mio programma di allenamento, tranquille, se non vi è ancora capitato, lo troverete perché li ho messi all'interno degli allenamenti, per cui ogni tanto ve lo ritroverete davanti e lo dovete fare tutti. Se invece non sei ancora mia allieva, quello che vi suggerisco da fare è seguire questo programma qua, questa lezione che faremo insieme oggi, 3 o 4 volte alla settimana, ok? Se sei principiante, fai soltanto la prima versione, che è quella più semplice. Se sei una principiante, intermedia, fai anche la seconda versione. Un pochino più avanzato, aggiungi la terza versione. Se sei super allenata, fai tutto quello che faccio io, ok? Altrimenti ti alleni negli stessi tempi che mi alleno io, faremo insieme gli esercizi, ma fai l'esercizio che è in base al tuo allenamento. E poi, ragazzi, è importante che voi siete in buona salute, che voi avete già il parere del vostro medico, perché questo è un esercizio impegnativo e per farsi del male, uno strappo muscolare, ci vuole niente. Noi faremo lo stretching alla fine, il riscaldamento all'inizio, ma ho bisogno di sapere che siete anche in salute, ok? Che voi avete già il parere del vostro medico e che siete abituati a fare attività fisica. Vi ripeto, questo non è un esercizio per chi è sedentario e non ha mai fatto niente. Potete tornare qua più avanti, tranquilla. Ci sono tanti altri esercizi, tanti altri miei video con tantissimi allenamenti. Aspetta, mettetevi in forma e poi tornate a fare il burpee con me, ok? In ogni caso, tornando a quante volte puoi fare questo esercizio alla settimana, puoi fare questo allenamento che faremo insieme tra poco, 3-4 volte alla settimana, ricordandosi sempre di far riposare il muscolo, quindi in giorni alterni. Ma perché devo fare riposare il muscolo? Perché questo poverino ha bisogno di riprendersi, ha bisogno di recuperare, per cui bocciati gli allenamenti tutti i giorni di fila, ok? Posso fare una cosa diversa, che ne so, il giorno dopo vado a fare anche una corsetta, una nuotata, una pedalata, ma non gli stessi esercizi tutti i giorni, perché il muscolo ha bisogno di recuperare. Ed è nella fase del recupero che lui diventa più forte, più bello, più agile. Ok? A proposito di forza, bellezza e agilità, vi voglio fare una sfida. Vi ricordate che vi ho detto prima che durante la Seconda Guerra Mondiale le forze armate americane hanno utilizzato il burpee per fare un test alle reclute? Che ne dici se fai anche tu un test? Aspè, fai così, scegli la tua versione di burpee. Quella che vi farò vedere tra poco, tra quelle che vi farò vedere tra poco, e da quella versione lì fai di fila 5 burpee, 5 ripetizioni dalla versione che hai scelto tu. E quando finisce le tue 5 ripetizioni, dai un voto a te stessa. Quanto ero agile? Quanto ero forte? Quanto ero coordinata? Ok, valuta queste 3 cose. E dai un voto a te stessa, da 0 a 10, com'ero? Come mi sono trovata a fare questo esercizio? Scrivimi nei commenti, voglio sapere quale esercizio hai scelto e quale voto ti sei data. E guarda che questo non è a caso, perché io voglio vedere tra 1 mese come sarai, tra 2 mesi come sarai. Tra 6 mesi come sarai. Ragazzi, l'esercizio fisico, l'attività fisica non si fa ogni tanto, è un'abitudine che ci deve rimanere per il resto della vita, è salute. Per cui pensatevi a 70 anni a fare un burpee. Come sarete se iniziate subito? Ce la farete ancora? Secondo me sì. Quindi fatevi questo test
e fammi sapere come va. Cosa devo essere in grado di fare prima di introdurre il burpee nei miei allenamenti? Devo essere in grado, ragazze, di fare un piegamento sulle gambe, cioè un squat senza andare in avanti con le ginocchia. Devo essere in grado di appoggiarmi con le mani a terra e rimanere nella posizione del plank a braccia distese per qualche secondo. Devo essere in grado di sostenermi il corpo, di stare dritta, di non lasciare cadere la testa di qua e di là. Devo sostenere la posizione, ok? Vi dicevo, non è un'attività per tutti. Devo essere in salute e essere in grado di fare questi esercizi qua. Devo avere un minimo di coscienza corporea. Ok? Se ti senti in grado, preparati perché adesso inizia la pratica. Allora, le gambe devono essere larghe. Devo scendere in una posizione come se dovessi fare un bello squat senza mai andare con le ginocchia in avanti. Porto bene i glutei indietro. Appoggio le mani a terra, ok? Faccio un salto indietro qua, per cui rimango qua nella posizione del plank, riporto le gambe in avanti, larghe, con i talloni a terra, hop, e mi rimetto in piedi, ok? Questa è una delle versioni ed è l'esercizio principale che viene fatto. Poi ci sono diverse versioni che ve le farò vedere dopo, ok? Quindi guardate, 1, 2, 3, 4, ok? Le gambe, ragazze, devono essere larghe con le ginocchia in fuori, ok? Quindi non è gamba stretta e mano così, no, proprio il contrario. Gambe larghe e appoggio le mani internamente, le ginocchia sono in fuori e quando vengo giù con le mani devo caricare il peso qua sui glutei. È perfetto perché lavoriamo bene già anche con i glutei in questa posizione, ok? E le mani vengono qua in mezzo e da qua poi vado indietro con le mani qua, ok? Le mani qua in mezzo o va bene anche un po' più vicino ai piedi, ma comunque la posizione è con le mani interne, i piedi fuori, mai il contrario. Tutte le volte il tallone deve essere a terra, ok? Non posso scendere qua così, non è questo che vogliamo. Tallone a terra, il peso indietro, ginocchia indietro, non vengono in avanti qua, va bene? Porto bene indietro. Quando faccio lo squat, quando vado giù, è un vero squat. Devo andare giù con i glutei. Non scendo qua con la schiena piatta. Ok? Non scendo qua per poi portare le gambe dietro, no? Devo fare un vero squat. Così lavoro anche bene sulle gambe. Hop. E poi vado indietro con le gambe. Perfetto? Chiaro, girls? Quindi, sbagliato, ok? Altra cosa che non dovete fare è andare indietro, quando siete qua dietro, abbassare troppo i glutei o sollevare troppo così. Questa è la classica posizione del plank che dovete sostenere durante questo esercizio. Bacino basso ma non troppo, allineato con le spalle. Va bene? Poi ritorno in avanti con i talloni bene a terra, sedere sempre giù e poi mi alzo. Ok? E quando sono qua posso saltare in questa posizione. Vi faccio rivedere la posizione corretta. Gambe larghe, mani giù, allungo dietro, scendo a fare un piegamento qua, quando ci sarà il piegamento, mani vicino al tronco, ritorno, tallone a terra, torno su e se c'è da saltare salto. Bisogna vedere quale versione staremo facendo, ok?
L'esercizio per le principianti. Se sei a livello principiante, non sei ancora tanto brava a fare gli esercizi importanti per questo allenamento, che vi ho detto, i piegamenti con i gomiti vicino al tronco, lo squat senza andare in avanti con le ginocchia, chi è ancora un pochino principiante devi fare solo questa versione. Può allenarsi con me adesso, ma fa tutto il tempo solo questo esercizio qua, va bene? Quindi, che sarebbe? Vado giù, allungo una gamba, allungo l'altra, ritorno con la stessa gamba, ritorno con l'altra e vengo su in piedi. Tutto qua. Questo è il primo esercizio che faremo tutte, ok? Poi in base al vostro allenamento scegliete qual è il burpee migliore per voi. Quindi ripeto, uno e su, uno, due, tre, quattro, tutto in quattro fasi, va bene? La seconda versione, appoggio, appoggio, appoggio e su, qua. Quindi, uno, due, tre, quattro. Praticamente ho introdotto il salto avanti e dietro, seconda versione, un pochino più difficile. La terza versione, un pezzettino più difficile, aggiungo il salto alla fine. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok? Ultimo esercizio, ultima versione del burpee che faremo insieme. Vado a terra e appoggio l'addome a terra. Quindi, scendo nello squat, mi raccomando, sedere bene indietro, allungo, tocco a terra, spingo, torno avanti e salto. Quando sono ben allenata posso anche sollevare le braccia, per cui quest'ultima versione la facciamo tutta, anche con le braccia che vanno in alto. Guardate bene perché dopo tocca a voi. Uno, due, scendo, torno, tre, quattro. Com'è? Faticoso, faticoso, sicuro. Bene, ora ci riscaldiamo, poi facciamo questi esercizi e dopo ci riposiamo, ok? Pronte ragazze? Vai con il riscaldamento, inspira, espira, vai, su, espira, e su, espira, ultima, vai, sollevo e apri spalle, dietro, 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 vai, hop, 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 ancora, uno, due, vai bene le spalle, quattro, tre, due, insieme alle gambe, hop, 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 perfetto, muovete così i piedi e le spalle, vai, uno, due, uno, due, hop, hop, alterno le spalle ragazze, vai, 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 uno, due, uno, due, ancora, quattro, e tre, va, due, hop, ragazze, riscaldiamo anche i polsi, vai, bravissime, hop, perché li utilizzeremo tantissimo, per fare il burpee, tanto appoggio sulle mani, vi ricordate? Per cui fate anche questo movimento, più il corpo è caldo, le articolazioni sono pronte, meno eseguo gli esercizi e ovviamente non vi faccio del male, bravissime, ok, piego le braccia, vai, 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 hop, 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 ehi, uno, due, uno, due, vai, 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 hop, vai, chiudiamo apriamo i gomiti, chiudo, 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 chiudo,
chiudo, ancora, hop, 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 vai, ehi, 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 cambio ragazze, su, 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 vai, uno, due, uno, due, hop, 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 braccia insieme, vai, su, 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 molto bene, così, vai, hop, 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 ancora, vai, vai, adesso giro, giro qua, giro, 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 vai, bravi, riscaldiamo bene tutte le articolazioni, hop, hop, vai, ehi, ehi, giriamo insieme le braccia, via, giro, 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 vai, hop, 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 ancora, ehi, ehi, che meraviglia, cominciate a riscaldarle più a voi, vi sentite più calde? Perfetto, vai, adesso le gambe ragazzi, dietro, dietro, porta il tallone ai glutei, hop, 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 vai. Vi ricordo che durante l'allenamento, durante gli esercizi, potete mettere la pausa quando volete, potete prima farlo con calma e poi eseguirlo nel tempo reale, ok? Non avere fretta, 4, vai, 2, ok, ginocchio in avanti qua, su, 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 vai, 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 hop, su, 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 facciamo doppio, e 1, 2, 1, 2, vai, hop, 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 vai ancora, su, 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 bravo, vedete che riscaldiamo bene le articolazioni, vai, 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 hop, hop, ok, rimaniamo qua, chiudo e apro qua, poi ci giriamo diagonale, avanti e dietro, e sollevo il ginocchio così, vado, su, dietro, su, dietro, su, vai, su, good, hop, dietro, hop, vai, su, ok, su, faccio piccolino il ginocchio qua, su, 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 dando pugni in avanti, vai, su, su, hop, 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 ancora, 4, 3, 2, attenzione che cambio, appoggio, lascio il tallone sollevato dietro e faccio questo movimento qua della corsa, che mi piace tantissimo, vai, brave, velocemente con i gomiti, sentite come si riscalda bene tutto, anche gli addominali qua sono attivi, bravissime, perfetto, ci giriamo subito dall'altra parte, e facciamo, vado, ginocchio, hop, ginocchio, vai, ultimo minuto, ragazze, brave, finiamo questo riscaldamento, ancora un minuto, poi andiamo a terra, poi iniziamo con questi burpee, pazzeschi, siete pronte per la sofferenza? Ok, piccolino qua, su, 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 pugni bene in avanti, riscaldiamo le gambe, le braccia, vai, 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 hop, su, 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 ok, ma qua il tallone appoggiato, sollevo bene, via, 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 hop, 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 vai, vai, velocissimo, forza, hop, vai, vi ricordo che il primo esercizio che faremo, tra pochi secondi, è quello più semplice, ok? Perfetto, ok, bravo ragazzi, quindi versione più semplice,
Mani a terra, lungo, lungo e torno per 20 secondi. Vado, mano a terra, lungo, lungo, torno, torno, su. Hop, lungo, lungo, torno, torno, in piedi. Vai, perfetto. Dai, questo è facile, eh? Ditemi la verità. E su. Perfetto. Facciamo la pausa. Il prossimo, stessa cosa con i salti. Pronte? Uno, salto, salto, su. Mi raccomando, hop, hop, su. Scendo, salto, salto, su. Scendo, salto, salto, vado, ultimo, hop, 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 su. Perfetto, abbiamo fatto veloce, eh? Prossimo, ragazzi, saltando quando arrivo qua, il terzo questo. Uno, due, tre, salto, scendo, hop, hop, salto, scendo, vai, vai, salta, scendi, hop, hop, e salta, vai, hop, hop, salta. Adesso arrivo il bello. Appoggio tutto il tronco, eh? Pronti? Vado, hop, tocco, torno, salgo, salto. Uno, due, vai, spingo, torno, salto. Uno, due, vai, hop, hop, salto. Pronto per ricominciare tutto? Ho detto che qui c'è da divertirsi, ragazze, vero? Vai, questo è semplicissimo, acqua e zucchero. Non parliamo di zucchero durante l'allenamento. E l'aere. 10 secondi. Seconda versione, col salto indietro, respira, 1, 2, 3, in piedi, scendo, allungo, scendo, su, scendo, hop, hop, su, peso del corpo sui glutei, occhio alle ginocchia, che calore. Meraviglia. Versione numero 3, saltiamo quando siamo qua. Ok, 1, salto, 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 scendo, hop, 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 scendo, hop, 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 scendo, vai, vai, veloce, hop, e su. Respira, andiamo a appoggiare il petto a terra, ragazze. Sto passando in fretta, eh? Oh, vado, piegamento, torno, allungo, scendo, hop, torno, vai, su, allungo, scendo, hop, torno, su, e stop. Wow! Torno da capo, ultimo giro, vado, hop, e su, questa è facile, vero? Vado, un po' più veloce, vai, ultimo, e su, bene, prossimo, seconda versione, saltiamo. Pronte? Gambe larghe. Vai. Salto qua. Ma senza salto. Via. Vai. Com'è? Vai. So che in fondo vi state divertendo. Si soffre ma ci si diverte, vero?
qui 10 secondi volano, via, hop, salta, respira ragazze, vai, hop, via, che meraviglia, ultimo, vai, vai, vai. Andiamo giù, scendo qua, hop, torno, su, una, due, su, torno, salta, vai, allungo, torno, torno, su, ok, perfetto. Abbiamo saltato, quarto giro, vai, hop, meraviglia, ragazzi, è passato in fretta, questo è il quarto giro, vai, ok, respira, madre di Dio. Secondo esercizio, vado, hop, 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 su, scendo, vado, potete rimanere, scegliere quello che vi viene meglio e farlo dall'inizio alla fine, ok? Non bisogna dare subito tutto all'inizio, ok, via, hop, 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 salto, hop, 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 salto, vai, allungo, torno, su, scendo, vai, scendo, ultima versione, ultima tortura, ce l'avete fatta, vado ragazze, perfetto, vai, forza, scendo, respiro, vai, hop, via, stop. Yes, ce l'hai fatta, bravissima. Com'è? Raccontami. Ok, ora facciamo un po' di stretching. Prendi un tappetino se vuoi. E per prima cosa andiamo a compensare la zona lombare. Quindi allarghiamo le ginocchia, ci sediamo sui talloni e allunghiamo le braccia in avanti. Che meraviglia! Lo so che avete il fiatone, è perfetto, tutto pensato, grande, braccia bene in avanti, perfetto, i glutei appoggiati sui talloni, vogliamo allungare bene la schiena, molto bene, poi incrocio le dita dietro la schiena e apro qua il pettorale, quindi porto le mani in alto e apro qua, continuo a respirare. E rilasso ancora una volta, mani avanti, e mentre respirate sentite come si sta bene dopo l'allenamento, perfetto.
Adesso sollevate i glutei, lasciate giù il sedere, bene indietro, e spingi, mani bene in avanti, spingi solo il petto verso il pavimento, quindi le gambe indietro e porto qua il petto al pavimento, vai. Per allungare bene la schiena, perfetto, molto bene, respira, così. Ok, da questa posizione qua saliamo sulla posizione dello yoga del cane faccia in giù, allunghiamo anche qua bene tutta la parte posteriore del corpo, dai piedi fino a tutta la schiena. Continuate a respirare, allungare, molto bene. E ora piega le ginocchia, porta le mani vicino ai piedi e mantiene la posizione. Sentite l'allungamento sulla zona lombare. Bravissime. Respira. La testa rilassata, lo sguardo è verso le ginocchia. E qua ragazza allunga le gambe. Giù bene la testa. Gambe tese, perfetto. Piega ancora le ginocchia, abbraccia, prendi i gomiti e allunga così la schiena da un lato, in mezzo, dall'altro, vai, allungo, torno. Allungo, torno, così. Muy bien. Rilassa le mani e lentamente torna su, srotolando il tronco. Rilassa le spalle. Fai una gomma qua, spingi in avanti. Perfetto. Lasso e con i burpee lavoriamo anche le spalle, quindi allunghiamo bene tutto. Porto la spalla così laterale, attenzione a non sollevare ma tieni giù e giro lo sguardo dalla parte opposta. E allungo l'altra. Lascia giù la spalla, gira, respira, perfetto, okay. Rilasso ancora le spalle, rilasso il tratto cervicale da un lato e cambio da un lato. Dall'altro lascio così cadere lateralmente la testa, appoggio la mano e giro semplicemente lo sguardo verso il pavimento. Sì, allunghiamo anche tutta questa zona perché tante volte si creano delle tensioni, sempre inutile, ma allunghiamo per compensare. Perfetto, cambiamo. Dall'altra parte, appoggio e giro lo sguardo. Bravissime. Rilassatevi così. Respira. Ok. Lasciamo cadere la testa in avanti e allunghiamo anche qua. Solo l'appoggio, solo l'appoggio delle braccia sulla testa, non serve fare nessun sforzo.
perfetto. Torna su, allunghiamo anche i quadricipiti, perché avete visto che abbiamo lavorato anche con le gambe. Bravissime. Così. Sentite allungare bene qua la coscia. Porto come se volesse portare l'anca in avanti qua, ma lasciando le ginocchia vicine, mantenendo la posizione, sento allungare bene la coscia. E vediamo se siete bravi con l'equilibrio del ginocchio in avanti. Così. E allunghiamo anche il gluteo qua. Va bene. Cambiamo la gamba, respira. Se mi serve per darmi più equilibrio, apro il braccio così, se no va bene anche giù. Respira. È normale dopo un allenamento intenso l'equilibrio mancare un po', non preoccupatevi, perché i muscoli sono stanchi, per cui se vi sentite un po' sbandare va tutto bene. Perfetto ragazze, portiamo il ginocchio in avanti, vai. Molto bene. Respira. Se vi viene difficile fare questo così, potete appoggiare la mano sul muro oppure farlo sdraiata a terra, no? Sdraiatevi un secondo. Allungo una gamba, rimango là e poi allungo l'altra. Ok? In questo modo allunga bene anche i glutei. Dai, piedi a terra, rilassa ancora una volta la testa da un lato e dall'altro. Sulle mani, un bel respiro. Espira. Su, inspira. E inspira. Ultima ragazze, chiudiamo braccia e gambe, inspira, espira, facciamo un bel inchino in avanti, grazie mille, ci vediamo al prossimo video, ciao!